Salve a tutti youtubers, io sono Jackson James e questo è il mio canale. Allora, oggi volevo fare un video tanto per riempire qualcosa, per fare un po' di cagate. Ho detto, ma sì, dai, proviamo, facciamolo. Perché sono andato da Tiger e ho trovato un sacco di cose a tema Halloween. Perché, per chi non lo sapesse, Halloween è il mio compleanno. E ho trovato un sacco di cose fondamentalmente inutili, ma totalmente inutili, proprio non servono assolutamente a niente. Ma sono proprio penso che avete anche voi questa sensazione che quando entrate da Tiger dite vi servono quelle cose, cioè sembra veramente che non potete vivere senza. Quindi cominciamo subito. Allora, la cosa, questa l'ho presa ieri, questa per me è stupenda. Ovviamente appena l'ho presa costava un cazzo, forse mi sembra 2 euro, è uno di quei bicchieri che ci metti dentro i frullati e così se vuoi fare andarci in giro, non ci penso proprio. Però, boh, era carino. È fondamentalmente, no, beh, già questo forse può sembrare, forse può servire a qualcosa. Però era troppo carino. Comunque, appena io l'ho preso, ho detto, ma sì, dai, vado, prendo, vado in macchina. Lo guardo, per fortuna che l'ho tirato fuori, infatti per una volta nella mia vita, una botta di culo, lo guardo e il pezzo del naso era rotto. Ritorno dentro Tiger, vado dalla commessa e gli chiedo, senta signorina, ma scusi la mia ignoranza, ma siccome era proprio nel punto del naso, quindi ho detto, ma deve essere così o è rotto? E lei che mi guarda e fa, ma dove è rotto? Ma no, è intero. Io, senta, ma se io lo riempio con qualcosa, questo qui, c'è un buco qui, non è che magari poi esce? Mi guarda come se gli avessi detto chissà che cosa, mi guarda e fa, oh, è rotto. Aspetta un momento, è andata da delle ragazzine, le ho prese subito. Sai le tipiche ragazzine tredicenni che vanno in giro con lo zaino, che io odio, perché anch'io vado in giro con lo zaino, ma soprattutto sull'autobus, sui mezzi pubblici, quando le vedi girare con l'autobus, sì, va bene, bravo, con lo zaino. Cioè, io cerco comunque di pensare alle altre persone, comunque cerco di spostarlo, ho paura, a parte che io ho una paura folle, ma folle che comunque qualcuno mi rubi qualcosa dentro, lo zaino, non che io tenga dentro chissà che cosa, visto la mia poracciaggine, ma sempre il timore che qualcuno mi venga dietro e mi apra lo zaino. Comunque, va lì, le piglio subito e gli fa, io ti avevo chiesto se quando l'hai fatto cadere era rotto, tu mi hai risposto di no, praticamente sta commessa, praticamente li ha sgamati subito, che hanno fatto cadere uno, proprio io, cioè, erano tutti con o la cannuccia grigia o con la cannuccia rosa, ce n'era solo uno con la cannuccia grigia che era quello che piaceva a me, secondo voi qual è che era rotto? Ovviamente l'unico con la cannuccia grigia, infatti vado lì e ma è stato troppo bello, guarda, mi ha dato una soddisfazione vedere quelle ragazzine che gli ha fatto il culo, infatti gli ha detto, se, visto che non mi hai detto che quando ti ho chiesto di essere rotto non mi hai detto di no, adesso me lo paghi. E le ragazzine, no, ma non ce l'ho, non ho i soldi. Dov'ero? E allora chiedi ai tuoi genitori. Io ero lì. Che ridere, vabbè. Comunque, poi alla fine me l'ha cambiato. Infatti, era lì e ha detto: ma non ho più quelli con la cannuccia. Io, beh, basta cambiare la cannuccia, fai così e la prendi, la sposti e la metti in un altro. C'hai ragione. Che cose geniali, alla Einstein. Comunque, poi ho trovato queste tre cose che proprio io so già che comunque non userò, ma proprio, ma perché sono proprio già belle così. Che sono? Un, due e tre. Sono praticamente questi teschi che sono delle gomme che sono bellissime secondo me. Cioè, e sono anche fatte molto bene, cioè se le vedete, cioè alla fine sono anche molto piene di dettagli, cioè servirebbero appunto per cancellare, ma cioè, a me spiacerebbe anche usarle, sono come quelle torte di compleanno, sai, quelle che fanno tipo alla Buddy Balastro, su il boss delle torte, che sono talmente belle, che voglia di mangiarle, cioè se ti viene voglia di fare la foto e la lasci lì. Comunque, piccola parentesi, comunque anche queste costavano, c'erano solo in questi tre colori, quindi c'erano questo turchese, bianco, che è già sporco, non avevo dubbi, ma figurati.
io sempre con le mani zozze, e nero. Ma era molto carino, non servono appunto a niente. Io, siccome poi ad Halloween verrà qui una mia amica, cioè dopo che io mi saremo andati fuori a fare un aperitivo, verremo qui e cercheremo di vedere Stranger Things, la seconda stagione. Finalmente! E allora ho detto, ma sì, dai, prendiamole così per, giusto per rendere la camera molto, molto più Halloween. Sì, beh, tre teschi. Comunque, questi qui costavano 1 euro a testa. Quindi, anche qua, proprio poracciaggine a livelli pazzeschi. Poi, invece, abbiamo questi qui, che sono degli elastici per capelli, che non so, vabbè, comunque, ce ne, di solito ne vendono. Due a cartoncino e sono sempre a forma di teschio. C'era una forma di teschio messicano, di zucca, di pipistrello. Sicuramente c'erano anche altre cose, ma non me le ricordo. Comunque c'erano un sacco di questi accessori per i capelli, quindi c'erano anche le pinzette con sempre il teschio messicano o all'occhio alla Frankenstein. Pipistrelli, tutte quelle cagate di Halloween, anche questi costavano, non so se li vedete bene, uno, io l'ho preso argento e c'era anche d'oro e c'era anche nero, che infatti, ma quello nero, se voi lo vedete, immaginatevelo proprio nero, nero non lucido, nero proprio opaco, sembrava proprio la maschera di Darth Vader. Infatti ho detto, è l'unico che infatti dovevo prendere, perché ho detto Star Wars, niente, poi alla fine non l'ho preso, ma tanto ho già capito che oggi è sabato, ando come la Tiger. Sì, spenderò ancora. Vabbè, comunque fa niente, andrò ancora a Tiger, spenderò tutti i miei soldi lì in queste cose fondamentalmente utilissime. No, non è vero, perché io, come potete vedere, io ho i capelli lunghi, quindi io per queste cagate, quindi elastici per capelli me ne porto sempre dietro due o tre, nel senso perché o li rompo, o li perdo, o li presto. Cioè, sapete tutti come funziona con gli elastici per capelli. Va sempre a finire così. Quindi anche questi erano carini, una cosa a tema Halloween. Stanno anche da Dio, perché infatti mi ricordo di averlo fatto la coda laterale e con quello soprattutto d'oro l'avevo fatto. Fighissimo, cioè, un'altra roba fondamentalmente inutile, ma erano troppo belli, sembrano veramente proprio delle cose che sembra che non vivi senza. Poi, cos'è che ho preso? Questa è proprio, penso, la cosa più stupida che non mi è piaciuta neanche io, come ho detto, ma sì, la prendo. Che sarebbe un secchiello a tema. Allora, c'era questo secchiello con, quindi immaginatevelo bianco, con forse la faccia da teschio, quindi immaginatevi un teschio e poi cos'è che c'era? Ah, verde, che quindi era Frankenstein. Erano anche questi, costavano forse 2 euro, non mi ricordo. Sì, 2 euro, comunque c'è lo scontrino di là. È un secchiellino di feltro, è proprio una roba da bambini. Quindi è carino, ma più che altro perché io butto sempre sulla scrivania tutte le mie cose, quindi anelli, come potete vedere, ne ho di braccialetti, io li intercambio molto spesso. Quindi ho detto, ma sì, dai, ce li butto tutti dentro. E infatti l'avevo già riempito e prima di fare il video l'ho rovesciato tutto, molto, molto una persona fine. Però ho detto, ma sì, dai, è una cosa carina. Poi, appunto, perché se non venisse nessuno a casa mia, cazzo me ne frega, proprio io lascerei anche le ragnatele proprio per lasciare questa atmosfera. Una scusa in più per lasciare le ragnatele, giusto perché così dà più un'atmosfera Halloween. E anche questo costava forse 2 euro. Non di più, comunque è un sacchellino, è carino, una cosa carina se volete so, abbellire la vostra stanza. Questa è un'altra di quelle cagate. C'erano anche i piatti a forma di ragnatele, le zucche, delle pentole, contenitori, quelle erano però in plastica. E questa secondo me è la cosa, penso, più bella che ho mai trovato. Infatti sono andato ieri per trovarne altre perché sono. Ve lo faccio vedere. Queste lucine, che sono tipo le lucine di Natale, che si stanno già tutte aggrovigliando, che sono anche abbastanza rigide perché questo è fatto col filo di ferro. È una cosa veramente. Questa era già una forse delle cose più carine, che funzionano con un paio di pile stupide, infatti sono file proprio da poraccio perché non si sa neanche di che marca siano. E costavano 3 euro, quindi per delle lucine, questo è veramente un cazzo.
sono praticamente delle lucine, adesso poi me le farò vedere anche accese, non so se vedete, praticamente a forma di pipistrello, però sono cortine, infatti io le ho messe sulla libreria perché sì, così fa questo effetto perché accese praticamente sono così. Cioè, sono troppo, poi viola, quindi ho detto erano troppo belle, quando appunto ad Halloween le accendete fanno un effetto bellissimo. Ho detto, ma sì, dai, nel senso, sono talmente belle che ieri ho detto sono corte, quindi ne vado a prendere almeno uno o due così per riempire. Vado lì ieri, chiaramente con la mia fortuna, siccome costano 3 euro, ovviamente erano finite. E infatti ho detto, eh sì, infatti ho detto questo come farò. No, beh, hanno altri vari tipi di luci, però sono in altre forme. Adesso avevo visto questa forma di fantasmino che sono molto molto più grosse e prenderò quelle, cioè sono bianche, non mi fanno impazzire. Queste erano carine perché erano viola. Vabbè, ci si accontenta. Che cosa? Perché volevo veramente riempirli un po' di luci, cioè perché ho il terrore di accendere troppe candele in camera e che me la fuoco qualcosa. Quindi sì, accenderò la cosa con la zucca. Io ho una zucca che penso sia in terracotta. Strano che non si sia ancora rotta, tra parentesi. E quindi ho detto, ma sì, ah, è fantastico. E ho detto, ma sì, dai, accendo al massimo la zucca. Perché io troppe candele, per quanto mi piacciono da morire le candele, ma io in camera troppe candele ho il terrore. Mamma mia, cioè già, veramente, io ho il terrore sempre che vado fuoco il letto la notte. Perché a volte io ho il vizio di fumare a letto. E quindi veramente a volte io, sai, ho praticamente tutte le lenzuola con quei buchi. Che vizio, che merda. Guarda, non iniziate mai a fumare. E niente, comunque queste lucine costano 3 euro. Sono molto carine. Fate un giro da Tiger. Cioè, se c'è in una città come la mia, Pavia, suppongo che ci sia in altre città, soprattutto Milano, Roma. Queste sono davvero carine. Spero veramente che anche nelle vostre città ci sia Tiger, perché da quando ha aperto, cioè, il mio bordavoglio chiede pietà. E ho detto, ma sì, dai, comunque, non mi sembra di aver preso altre cazzate, anche se poi altre cose che io comunque prendo sono tutte queste cose di cancelleria che non c'entrano, tema Halloween, che sono quaderni che io uso per fare appunto, per scrivermi tutti i miei appunti. E questo è fantastico perché sembriamo io e la mia amica. Proprio adesso perché ho accorciato la barba, però sembravo io, cioè nel senso, poi con la coda uguale, io con le mie gambe da fenicottero, poi poi una cagata del genere. Questo era già molto carino perché aveva le righe da una parte, poi aveva in mezzo le pagine gialle, nel senso marroni, quelle antiche, e poi in fondo c'erano le pagine bianche. Così, è anche molto carino questo qui, dico sempre, sì, lo uso, ma è talmente troppo bello, questo costava 2 euro, ok, 2 euro, non di più, perché io già quando sono sopra i 2 euro, mi girano già le balle, e poi per un quaderno, cioè, capirai, cioè, infatti sono andato un giorno alla Feltrinelli, c'era questo quaderno stupendo, e delle agende, perché mi serviva appunto le agende, e io uso i quaderni come agenda per farvi capire quanto sono povero. E ho detto, prendo questa qui, ne ho vista una di Alice nel Paese delle Meraviglie, bellissima, ma bellissima, giro 24 euro. Minchia, ho detto no, proprio non ce la posso fare, ma anche se ce li avessi, minchia, proprio un'agenda. Vabbè, beati chi ce li ha e sa spenderli, perché bisogna. Chi ce li ha li sa spendere. Non è vero, perché chi ce li ha di solito è un tirchio della Madonna. Però ognuno il suo, per carità, eh? Ognuno fa della sua vita quello che vuole. E poi, che cosa abbiamo qui? Abbiamo questa. Mi vergogno quasi di averla presa. È una shopper. Una shopper. Sai proprio come fa mia nonna, nel senso che si porta dietro la shopper quella di tela nella borsa o nello zaino e poi ci mette dentro le sue cose nella spesa perché è troppo tirchia per comprarne un'altra. Cioè io infatti in casa penso di avere
50.000 di quelle borse lì, perché tutte le volte, penso che questo capiti a tutti, che quando uno va a fare la spesa, poi dice, sì, mi porto dietro la busta della spesa. Alla fine rimane a casa, quindi vabbè, alla fine ho detto, ma sì, la prendo anche a tema Halloween. Ce n'era anche un'altra con le due sirene, quelle lì angoscianti, però ho detto, sì, intanto prendo questa, perché sì, costa niente, non sa, costava 2 euro, per carità, a tema Halloween. Io me la porterò nello zaino, sia mai che magari la uso. Di certo non la uso così, per quanto io sia già un uomo abbastanza ridicolo che va in giro con le borse, per carità. Però, ma sì, dai, è una cosa carina, anche sì, Tiger va bene proprio se volete fare questi regali, sì, proprio trash, proprio trasgri, e volete fare queste cose, potete regalare queste. E dai, ci sta anche. Ah, tra l'altro, se volete anche preparare, non avete idee di come vestirvi ad Halloween, lì di idee ne avete, ci sono questi grembiuli pieni di. Comunque, questo era un video haul, vi ho presentato queste cose stupide, completamente inutili di Tiger. Se vi sono piaciute, non lo so, se mi volete chiedere qualche cosa, potete scrivere qui sotto. Se vi è piaciuto il video nel mio sproloquio di non so quanto è durato, perché ho dovuto fare già due video perché uno si è interrotto. E niente, se vi è piaciuto mettete mi piace al video e noi ci vediamo al prossimo video.